L'arrivo al Passo del Lupo premia per la prima volta in questo Giro d'Italia chi è in fuga e Domenico Pozzovivo scala la classifica. Questi i due fatti salienti della nona tappa della Corsa Rosa, Lugo-Sestola, 172 km, la prima parte pianeggiante, la seconda in salita sull'Appennino di Alberto Tomba. Si parte in un'atmosfera festosa e con una temperatura quasi estiva. A chilometro 49 se ne va la fuga, 14 corridori, di questi 6 sono italiani. C'è anche Davide Malacarne. Il gruppo procede a lungo insieme. Poi, sull'ultima salita, ai meno 18, scatta l'olandese della Orica, Pieter Wenning. Gli va dietro il bellunese della Europcar. I due collaborano a lungo. Negli ultimi 600 metri, prima del traguardo, Malacarne e Wenning sono quasi in surplus. Poi l'italiano rompe gli indugi e scatta, ma nelle ultime decine di metri paga e viene superato dall'olandese che va a vincere. Makes me feel alive. Un altro italiano invece scala posizioni in classifica, è Domenico Pozzovivo, che nella generale guadagna 30 secondi, 6 posizioni, ed ora è al quarto posto. Il lucano, tra Pian del Falco e Passo del Lupo, dimostra il suo stato di forma. Scatta a circa 4 km dal traguardo per completare la frazione a 42 secondi dai due battistrada, e se avesse reagito prima, questa tappa sarebbe potuta essere sua. Cadel Evans rimane in rosa e in classifica mantiene 57 secondi di vantaggio rispetto a Rigoberto Urano.